Nel 2013 il Museo Etrusco di Villa Giulia si è trovato nel mirino dei furti su commissione. La notte del 30 marzo, dei ladri incappucciati, armati di ascia e fumogeni, hanno trafugato 27 raffinati gioielli, con un valore superiore a 3 milioni di euro, dalla collezione Castellani. Le indagini, durate 3 anni, sono state coordinate dalla Procura di Roma e condotte dal reparto operativo del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e hanno consentito di recuperare 23 dei 27 gioielli. Il furto era stato commissionato da una ricca signora russa e aveva coinvolto un antiquario mediatore romano e una serie di ricettatori locali che volevano mettere i gioielli in vendita sul mercato clandestino russo, rivolto a facoltosi acquirenti. La pressione investigativa, oltre ad aver permesso di recuperare quasi tutti i gioielli e di individuare l'identità dei ladri e degli acquirenti dei gioielli rubati, ha permesso di poter ammirare nuovamente la straordinaria bellezza di questi gioielli dallo stile così particolare. La preziosa collezione in questione, composta da circa 6.000 pezzi, è stata donata al Museo di Villa Giulia nel 1919. I Castellani furono una famosa famiglia romana, nota per aver lanciato in Europa la moda del gioiello archeologico. I suoi esponenti divennero nel campo dell'oreficeria tra i più richiesti artigiani e ricevettero ordinazioni dalla Casa Savoia e da altre importanti famiglie regnanti europee. Fortunato Pio, il capostipite della famiglia, riuscì a ricreare il colore tipico dell'oro etrusco, da lui definito giallone, e cominciò a produrre gioielli avvalendosi delle antiche tecniche dello sbalzo, della granulazione e della filigrana. Il fascino di questi gioielli, al di là del valore dell'oro e delle gemme colorate impiegate, è legato anche alla raffigurazione di figure mitologiche, come per esempio i pendenti di collane a teste di Achelò e la civetta di Atena. I Castellani hanno acquistato molti degli oggetti che fanno parte della loro collezione con l'intento di preservare i reperti antichi ritrovati sul territorio e renderli parte del patrimonio nazionale. Questo loro desiderio fu precursore della lotta alla delocalizzazione, che venne portata avanti, insieme alla Procura della Repubblica di Roma e al Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, dalla Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria Meridionale, che dal 1939 fino al 2016 ha avuto sede a Villa Giulia. La lotta alla delocalizzazione consiste principalmente in operazioni di sequestro dei reperti archeologici rinvenuti in scavi clandestini nel territorio di competenza e destinati poi al traffico illecito. Protagonisti di questo fenomeno sono gli scavatori abusivi che saccheggiano gli scavi archeologici danneggiando irreparabilmente i reperti ed estrapolandoli dal loro contesto. L'anfora attica a figure rosse, attribuita al pittore di Berlino, proviene quasi certamente da Vulci, ma il contesto è sconosciuto, essendo stata portata alla luce e trafugata da scavatori clandestini. Il reperto è stato restituito dal Metropolitan di New York all'Italia nel 2005 e dal 2010 l'anfora è collocata simbolicamente nella Sala 1, isolata all'interno di una vetrina, allo scopo di destare l'attenzione del pubblico sull'importante iniziativa promossa dallo Stato a favore del patrimonio culturale italiano e del vuoto storico che circonda un reperto archeologico trafugato.